Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Libro di Cielo, volume 2, capitoli 48 e 49, 22 e 28 luglio 1899. Il mio adorabile Gesù questa mattina si faceva vedere con una croce d'oro pendente al collo, tutta risplendente, e che guardandola se ne compiaceva immensamente. In un istante si è trovato il confessore presente. Gesù gli ha detto: le sofferenze dei giorni passati hanno accresciuto lo splendore alla croce, tanto che guardandola prendo molto piacere. Poi si è voltato a me e mi ha detto: la croce comunica un tale splendore all'anima da renderla trasparente. E siccome quando un oggetto è trasparente gli si possono dare tutti quei colori che si vogliono, così la croce con la sua luce dà tutti i lineamenti e le forme più belle che mai si possa immaginare.
non solo dagli altri, ma anche dall'anima stessa che la prova. Oltre a ciò, in un oggetto trasparente subito si scopre la polvere, le piccole macchie ed anche l'adombramento. Tale è la croce, siccome rende l'anima trasparente, subito fa scovare all'anima i piccoli difetti, le minime imperfezioni. Tanto che non c'è mano maestra più abile della croce a fare che tenga l'anima preparata per renderla degna abitazione del cielo. Chi può dire ciò che ho compreso della croce e quanto è da invidiare l'anima che la possiede? Dopo ciò mi ha trasportato fuori di me stessa e mi sono trovata sopra una scala altissima e per che sotto di sé metteva ad un precipizio. Per giunta i gradini di questa scala erano movibili e tanto stretti che appena si poteva appoggiare la punta dei piedi. Quello che più metteva terrore era il precipizio, il non poter trovare appoggio di sorta, e volendosi afferrare ai gradini, questi se ne venivano appresso. Nel vedere le altre persone che quasi tutti precipitavano, metteva il brivido nelle ossa, eppure non si poteva fare a meno di passare per quella scala. Quindi mi sono provata, ma appena ho fatto 2 o 3 gradini, vedendo il pericolo grande che correvo di cadere nell'abisso, ho incominciato a chiamare Gesù che venisse in mio aiuto. Onde, senza sapere come, ho trovato Gesù presso di me e mi ha detto: Figlia mia, questa che tu hai visto è la via che battono tutti gli uomini in questa terra. I gradini movibili, che neppure potevano appoggiarsi per avere un sostegno, sono gli appoggi umani, le cose terrene, che volendosi appoggiare invece di dar loro aiuto, danno loro una spinta per precipitare più presto nell'inferno. Il mezzo più sicuro è il camminare quasi volando, senza appoggiarsi sulla terra, a forza di proprie braccia, con gli occhi tutti a sé, senza guardare gli altri. E con l'averli anche tutti intenti a me per avere aiuto e forza, e così si potrà facilmente evitare il precipizio. Interrompo la lettura anche a rischio di non meditare al secondo capitolo di oggi, che è il 28 luglio, perché riguardando bene questo penso che vada meditato con estrema attenzione. Se poi avanzasse tempo, leggeremo e mediteremo in diretta il secondo capitolo, quello del 28 luglio, altrimenti basta e avanza questo. Allora, gli insegnamenti di questo capitolo, mi sono fermato, sono veramente straordinari, come sempre. E vertono sia sull'importanza della croce, sia su alcuni principi che sono non fondamentali per entrare nel regno del divin volere, ma di più, perché bisogna averli molto molto chiari. E se si riscontrassero problemi su queste cose, bisogna metterci mano quanto prima, altrimenti, come si dice, stiamo perdendo tempo, stiamo girando intorno a noi stessi, rimanendo sempre fermi senza fare un minimo passo in avanti. Allora, numero 1. Gesù si fa vedere con una croce d'oro pendente al collo, tutta risplendente, e guardandola se ne compiace immensamente. La croce d'oro. Ecco, adesso comprendiamo, spero, attraverso queste parole, per esempio, perché i vescovi, i cardinali, i papi vanno in giro con croci preziose, poi d'oro, d'argento, insomma, d'oro è ancora più prezioso, qui Gesù la porta d'oro al collo, non certo per fare sfoggio di gioielleria o di ricchezza, perché non portano un gingillo al collo, no? Portano la croce, e la croce è d'oro perché non esiste niente di più prezioso al mondo. Non soltanto niente di più prezioso al mondo del crocifisso, perché il crocifisso è il tesoro più prezioso che abbiamo e Cristo crocifisso è la nostra salvezza, ma anche la croce nostra. È molto importante, a mio modestissimo avviso, che tra le simbologie che abbiamo dentro casa ci siano un bel crocifisso, ma anche una bella croce nuda, come la tengono i carmelitani nelle proprie camere. Perché la croce senza crocifisso non è, come ritengono qualcuno, una cosa, un oggetto inutile, d'accordo?
Sono oggetti inutili per chi è privo di sapienza, perché la croce senza crocifisso attende un altro crocifisso, che sia che sono io e sei tu. I capitoli precedenti, dove li ho saltati perché riprendono dei temi che già abbiamo visto, i castighi divini, Luisa che si offre come vittima, a un certo punto c'è proprio Gesù, tra le cose interessanti, che materialmente la prende e la mette in croce, prendendo un martello e infilandole i chiodi nelle mani e nei piedi, chiodi tra l'altro spuntati. Per chi volesse andare a leggere il capitolo, insomma, è il capitolo precedente, che è il capitolo 45. Gesù la crocifigge per placare la divina giustizia. L'abbiamo già meditato queste cose nei giorni passati, quindi ho preferito, insomma, andare su questa spiegazione profonda della croce. E si vede che questa croce, appunto, qui non parla del crocifisso, è una croce d'oro, croce senza crocifisso pendente al collo, e poi Gesù fa una lectio magistralis sul valore della croce. Anzitutto dobbiamo capire, dobbiamo come dire, ricuperare che cos'è la croce per noi. Perché la croce non è semplicemente la sofferenza, perché i dannati soffrono, ma i dannati non hanno il senso della croce, non soffrono le pene della croce, i dannati soffrono le pene dell'inferno. La croce è ogni minima forma di sofferenza, certamente, che la vita mi mette davanti, o che pure io, per amore di Gesù crocifisso, volontariamente abbraccio. Che sia però appunto sofferta per amore di Gesù e presa dalle sue mani con tutto il carico che la croce significa. Perché Gesù è morto in croce? È morto in croce per espiare i peccati nostri, è morto in croce per riparare i peccati, è morto in croce per la nostra salvezza, quindi perché noi potessimo convertirsi, è morto in croce perché attraverso la sua offerta, appunto, potessero essere impetrate dal Padre le grazie della nostra conversione. È morto in croce anche per dare la massima gloria possibile al Padre, per manifestare tutto l'amore di cui Dio è degno, perché più di quello che Gesù ha fatto, sia per dare gloria al Padre che per noi, non poteva farlo, perché più di quanto ha sofferto non poteva soffrire. Ecco, tutte queste cose vengono a far parte della nostra croce. È chiaro che questo presuppone un processo di fede, perché se una persona mi insulta, io non vedo la croce di Gesù, io vedo un cafone che mi dice un insulto, d'accordo? Ecco, l'insulto alla mia natura ripugna, e quindi la prima reazione è che tendo a reagire, e se mi ha detto un insulto glielo ripeto, d'accordo? Questa è la volontà umana. Ecco, la volontà soprannaturale, la volontà unita alla volontà divina, immediatamente attraverso quell'insulto torna alla passione di Gesù e vede gli insulti che i soldati davano a Gesù crocifisso. E quindi è assolutamente convinto che questa è un'umiliazione, questo è un grande regalo del Signore, che qualcuno mi insulta e mi tratta male. Perché cresca nell'umiltà, perché posso offrire questa sofferenza, perché la mia volontà muoia, si mortifichi. Perché la nostra volontà umana, se vogliamo entrare nel regno di quella divina, deve morire, deve muore anche attraverso queste cose. Allora, non bisogna pensare alla croce, ma a me non mi è venuto nessun tumore, quindi non c'ho la croce. Ma a me ancora non mi è morto un familiare stretto, non mi è morta la madre, non mi è morto il padre, non mi è morto il fratello, non mi è morta la sorella, non mi è morto peggio ancora un figlio, non c'ho la croce. Ma il mio matrimonio è un matrimonio felice, tutto sommato, quindi non c'ho la croce. No, le croci sono innumerevoli se noi sappiamo vederle e riconoscere. Sono di tipo appunto fisico, ma quelle più gravi sono quelle di tipo morale, affettivo e spirituale. Quelle sono tutte quante le sofferenze che ci possono capitare, no? Un imprevisto della giornata, un ritardo tante volte, un maltrattamento da parte di una persona, una scomodità legata al clima, il freddo, il caldo, un elettrodomestico che si rompe, qualunque cosa. I rapporti difficili con una persona che ti tratta male, che non ti riconosce,
un'aspettativa, un desiderio che ti viene frustrato, che non puoi mettere in pratica, d'accordo? Che ci sono soltanto dei piccoli, comuni esempi. E poi ci sono quelle che si abbracciano per amore di Dio, no? Pregare molto è una partecipazione alla croce di Gesù, non fare una veglia è una partecipazione alla croce di Gesù, stare un'ora in ginocchio, per esempio in adorazione, è una piccola croce, un digiuno è una piccola croce, insomma, no? Allora, il discorso è questo, che nel regno della divina volontà si giunge non semplicemente a rassegnarsi alle croci, quindi a dire, vabbè, purtroppo portiamo pazienza, no, no, dobbiamo amarla la croce, desiderarla, perché Gesù dice che non esiste niente, non solo di più bello, ma di più santificante. Cioè, la croce rende l'anima trasparente, subito fa scovare all'anima i piccoli difetti, le minime imperfezioni. È evidente, no? Prendi come reagisci a un imprevisto. La reazione perfetta dell'imprevisto è abbracciare l'imprevisto, senza perdere la pace, cambiare immediatamente idea e dire subito: il Signore mi sta dicendo che vuole altro da me rispetto a quello che avevo pensato, e basta. Ma se tu anche minimamente ti infastidisci, non dico che reagisci malamente o ti arrabbi, questo sono reazioni grossolane, è chiaro che questa croce ti fa vedere quel piccolo puntino, quel piccolo nero, che ti sei quantomeno infastidito, ti sei irritato, ti sei innervosito. Bisogna pensare, cioè io ci penso spesso, cioè noi pensiamo a, all'incalzare delle pene di Gesù sofferente, no? Cioè, e prima i cazzotti, e poi le catene, e poi lo buttano dentro il fiume Cedron, e poi i calci, e poi gli spudi, e poi gli schiaffi con la mano ferrata, e poi un'altra caterva di spudi, e poi gli tirano i capelli, e poi la barba. Cioè, se tu proviamo a ripercorrere rapidamente, cioè, e le sue reazioni, cioè sempre reazioni impassibili, non si è mai nemmeno infastidito, d'accordo? Sempre amore, offerta al Padre e sguardi d'amore e di compassione verso chi stava vicino, in continuo, cioè, ma è stato provato in una maniera, cioè, impressionante, no? Neanche a dire basta, non ce la faccio più, zero. Quella è la perfezione, cioè, vabbè, Gesù sta su un altro pianeta, insomma, arrivare a questo, però. Se noi vediamo anche molte vite dei santi, pure ancora non dentro il regno del divin volere, insomma, hanno dato certe lezioni che sono impressionanti, no? Fino a quando non ci parte, perché questo è un problema di conversione, no? Un problema interiore, fino a quando non ci mettiamo in testa che è meglio stare in croce che non starci, non c'è nessuna possibilità di progresso, perché ogni cosa che capita sarà sempre filtrata attraverso la natura umana di per se stessa, cioè, come dire, ha ripugnanza verso qualunque cosa che la contrari, anche minimamente, sotto tutti i punti di vista. D'accordo? Perché se io, non lo so, se mi scotto la mano, automaticamente, è un meccanismo inconscio questo qui, non ritraggo la mano dal dolore, cioè, capito? Se io prendo la mano e la metto sul fuoco, ci vuole un atto di volontà eroica, no? Perché altrimenti automaticamente la tolgo. Se una persona è sgradevole e io immediatamente cerco di starne alla larga, non è che ci penso, dico dunque questo sarebbe un pochino sgradevole, quindi è meglio che sto alla larga. No, sono reazioni automatiche che noi abbiamo. L'amore alla croce comporta una continua negazione di se stessi. Ecco perché Gesù dice: chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segue. Perché in continuazione tu fai il contrario di quello che ti verrebbe spontaneo da fare. Non è che ci vuole una grande scienza per capire questa espressione di Gesù, no? Il contrario. Pensiamo alla croce immensa che è l'obbedienza, no? Di chi volontariamente si mette in obbedienza. E che quindi c'è la volontà legata, non può fare mai quello che gli pare. È la più grande forma di croce che possa esistere, no? E anche la più grande terapia di guarigione, di liberazione, di qualunque cosa. L'unica via veramente dorata che ci porta dritti al cielo, no?
Signore ti conceda la grazia di poterla vivere. Ecco. Bene. Poi c'è questa immagine, no, che per uno come me che soffre insomma di vertigini, questo precipizio dove per uscire fuori c'è sta scala altissima, è chiaro che quella è la scala che porta al cielo, e gradini, come erano fatti? Gradini mobili, immaginate, no? Uno sta sopra un precipizio, ma ci immagino io, già penso che non riuscirei a sopravvivere per più di 5 secondi, che mi sarebbe già preso un infarto, quindi il problema sarebbe risolto. Movibili. E tanto stretti, proviamo a rappresentarsela, che appena si poteva appoggiare la punta dei piedi, quindi gradini mobili. Ti immaginavo quanto è piccolina sta strada, no? Per appoggiarsi soltanto la punta dei piedi. E attenzione, il precipizio e non poter trovare appoggio di sorta, perché se uno sale una scala, è chiaro che i piedi li poggio sui gradini, ma le mani li appoggio da qualche parte. Se uno si afferra ai gradini, se ne vengono appresso, cioè se casca e parte indietro. È un'immagine veramente che speriamo che la grazia dello Spirito Santo, vedete, Gesù usava anche tante metafore, tante immagini, tante parabole, perché la potenza dell'immagine, la forza impressiva dell'immagine è grandissima, no? Le parole noi purtroppo, si dice, no, che verba volant, ce le dimentichiamo anche nelle nostre meditazioni, anche nei nostri pensieri, no? Ma se tu fissi l'attenzione su un'immagine, è quella della tempesta. Perché se la tua mente ha fatto lo sforzo di rappresentarsi quest'immagine, quindi sto burrone con sta scala dai gradini piccoli piccoli, che se provi a metterci le mani sopra te se vengono meno e ti caschi e parti indietro, ecco, se uno si fissa nella memoria questa immagine, facilissimamente la ricorderà, la rievocherà. E così ogni volta che gli verrà il sospetto di fare qualcosa alla testa sua deve ricordarsi questa scala, perché poi le considerazioni che fa Gesù, e mi affretto perché anche qui bisognerà fermarsi un po', sono molto importanti. È la via che battono, attenzione, dice tutti gli uomini in questa terra, dice, sai, alcuni, molti, moltissimi, no, no, dice tutti. Quindi domandano a questo punto, ma vanno tutti in paradiso gli uomini? Come qualcuno oggi pensa, no? Se tutti, come dire, cercano di arrivare al paradiso percorrendo questa scala, chi ce va in paradiso? Se non voglio, insomma, andare per storto, siamo nel tempo d'avvento, un bel tempo tanto, tanto gioioso oltre che penitenziale, no? Ma Gesù dice, tutti gli uomini battono questa via. I gradini movibili, attenzione, che neppure potevano appoggiarsi per avere un sostegno, sono, ecco, gli appoggi umani e le cose terrene. Gli appoggi umani. Il profeta Geremia ha tuonato queste parole: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno. E benedetto l'uomo che confida nel Signore. Guardate che la nostra personalità, proprio la nostra natura umana, questo è un po' come, ma anche la nostra stessa struttura fisica ci dice che noi abbiamo bisogno di un punto d'appoggio. Che era Einstein che diceva: datemi una leva, un punto d'appoggio, io vi sollevo pure il mondo. D'accordo? Il punto d'appoggio è una realtà fondamentale nella nostra esistenza. Cioè, io adesso sto parlando e sto seduto, d'accordo? Se non sto seduto sto in ginocchio, se non sto in ginocchio sto in piedi, ma sospeso per aria, non ci posso stare, d'accordo? Da qualche parte mi devo appoggiare, è chiaro che qui il punto d'appoggio è la terra, no? Fino a quando siamo qui. Se dormo sto sul letto, se devo, capite? Ora la nostra persona si appoggia a qualcosa o a qualcuno, no, o a qualcosa o a qualcuno, degli appoggi umani e le cose terrene. Sono i cosiddetti idoli di questo mondo. Chi sono gli idoli di questo mondo? Idola in greco, i simulacri. Sono quelli che prendono il posto di Dio, che deve essere l'unico nostro punto d'appoggio. L'unico. Le esperienze, come dire, forti, drastiche, radicali nella vita della Chiesa, pensiamo, no, ai monaci, certosini, quelli non c'hanno niente, non c'hanno, vivono in solitudine assoluta.
Oppure pensiamo a un San Francesco e ai francescani della prima ora che non c'avevano niente, ecco, proprio niente, manco un tetto, zero, non sapevano manco dove dormire una notte. Non sono cose fatte per spirito semplicemente ascetico, d'accordo? O per pauperismo, perché la Chiesa non è pauperista, d'accordo? I beni di per se stessi non sono un male, d'accordo? È l'uso che se ne fa che li trasforma in bene o in male. Ma sono gesti radicali che ci ricordano che l'appoggio unico della nostra esistenza deve essere Dio, per cui pure se tu non sei incertosino o non c'hai niente come San Francesco, devi vivere tutto quello che c'hai come se non ce l'avessi. Capito? Allora, com'è il nostro rapporto con le creature? Faccio un esempio, si capisca l'esempio nel contesto meditativo. Se muore, non lo so, tuo padre, tua madre, tu stai destabilizzato, ti disperi, è troppo, con tutto il rispetto per il dolore, è troppo, perché tuo padre e tua madre non sono Dio, d'accordo? Certamente sono doni preziosi, sono cose belle, ma non sono Dio, non puoi poggiare la tua vita su tuo padre e su tua madre, ma manco su tuo figlio e su tua figlia. Ma manco su un santo o su una santa, veri o presunti tali, non sono un prete, non sono frate, capite? Io parlo per esperienza. Quante anime cercano proprio nel sacerdote non una via d'aiuto, ma un punto d'appoggio, d'accordo? Ci si attaccano anche senza niente di brutto, no? Ma ne fanno la propria sicurezza, d'accordo? E si vede da come si, dai comportamenti, dalle cose che si aspettano, dalle cose che chiedono, dalle cose che pretendono. Non è il prete il punto d'appoggio dell'esistenza, è Dio il punto d'appoggio. E il prete deve semplicemente, come dire, mo adesso la seconda domenica d'Avvento c'è San Giovanni Battista, voglia fa prediche qui, no? Tutti i preti sono come San Giovanni Battista, io non sono il Cristo, d'accordo? Io sono l'amico dello sposo, tu devi seguire lui, non me. È certo che il precursore è necessario, c'è bisogno di qualcuno che ti dica guardalo, quello è il Signore, non sono altri. Se vuoi seguire il Signore, fai questo e fai quell'altro, lascia questi peccati, come diceva San Giovanni Battista. Ma è lui che devi seguire. Quasi nessun uomo fa questo qui, c'ha ragione Gesù. Io nella mia povera esperienza sacerdotale non c'è bisogno che ci sia io a dare ragione a Gesù, ma è così anche nelle anime buone. Gli attaccamenti alle cose terrene più grossolani, cioè chi si attacca ai soldi, chi si attacca al sesso, chi si attacca al successo, insomma, c'è cioè chi si attacca alla squadra di calcio, che se non va allo stadio succede la fine del mondo, c'è cioè chi si attacca che ne so, al divo della televisione o al divo della musica. Io tante volte ho detto che vedo certi striscioni quando i telegiornali fanno vedere l'ispezione dei concerti. Delle rockstar che fanno veramente impressione, no? Tu sei il mio Dio, io ti adoro, cose di questo genere. Cioè, io ho visto trasmissioni televisive, per sbaglio, dove c'erano persone che si erano tatuati 40 immagini della loro pop star sul corpo, l'ho visti io. Quindi, queste sono le espressioni, diciamo, macroscopiche, grossolane di questo problema grosso però che c'è. E quando ci si appoggia a questi, ma che te dà il cantautore? Quello è un uomo come te, anzi peggio di te. Quale appoggio te dà? Che cosa ti fa? Che te fa? Ma che te fa se il Milan vince o perde, se la Juve vince o perde, se la Roma vince o perde? Ma che te cambia nella vita? Se vince lo scudetto, se vince la Coppa dei Campioni, ma che te cambia? Eppure gli uomini sono così sciocchi. Adesso non è che uno non può vedersi una partita di calcio, no? A parte il fatto che quando uno poi c'è altro a cui pensare, tutto diventa molto molto piccolo, no? Però non è un problema vedersi una partita di calcio o ascoltare una canzone. Il problema è il cuore che noi abbiamo. Allora Gesù continua: il mezzo più sicuro è il camminare quasi volando. Dice, sta scala? Non ci salgo sulla scala, volo. Eh sì, voli. Noi mica siamo gli uccelli che abbiamo le ali. Sì, no, no, ce l'hai come le ali. Numero uno, senza appoggiarsi sulla terra, a forza di proprie braccia, bellissimo, con gli occhi tutti a sé, senza guardare gli altri. E
con l'averli anche tutti intenti a me per avere aiuto e forza. Questo, cioè. Allora, cominciamo dagli occhi. Io parlo sempre da prete, d'accordo? Ah, Don Leonardo fa le ingiustizie, queste sono le cose che accadono nelle parrocchie, nelle cose. Guarda, perché a quello lo tratta in un modo e a quello lo tratta in un altro, questo fa così e quello fa colà, invece a me fa così. Dove stanno gli occhi? Gli occhi stanno a guardare gli altri, oppure guardare gli altri, ah, quello però fa così, a quello non va bene quello che fa, invece, ah no, invece quest'altro è più bravo. Ah, tu non devi guardare nessuno, tu devi guardare te, perché la tua anima, la storia della santità tua personale con Gesù è diversa da quella degli altri. Si suona la stessa sinfonia, d'accordo? È chiaro che devi accordare con la tonalità della vita della Chiesa, della dottrina della Chiesa, dell'insegnamento dei santi, ma poi la vita tua è la tua. Cioè il rapporto che hai tu con Gesù è il tuo. L'amore che Gesù ha verso di te è per te e l'amore che tu hai verso Gesù è personalizzato, è diverso. Perché sei tu, non sei me e non sei altri. Allora gli altri insegnano proprio a guardare. Tu devi guardare a te alla luce di Gesù. Come sto messo, come non sto messo, le cose vestite nei giorni scorsi. Quali sono le mie disposizioni profonde? Quali sono i miei pensieri? Quali sono le mie intenzioni? Perché faccio le cose? Per chi faccio le cose? Ma sa se anziché sta a guardare a destra e a manca, gli uomini fossero capaci di fare queste cose qui, come diventerebbero subito tutti quanti santi, avendo anche il coraggio di dirsi un po' di verità. Capito? Occhi su di sé, non l'atteggiamento spiritualmente malato di sta sempre a guardare se stessi, se piagne addosso. Questo non è guardare santamente, in questo senso in cui Gesù lo spiega. Occhi su di sé vuol dire gli altri non li guardo proprio. Né per cercare appoggi né per cercare confronti, zero. Guarda a me. Secondo, gli occhi tutti intenti a lui per avere l'aiuto. Quindi io e lui e basta. Io e te e basta. Si dice a Gesù. Volare senza appoggiarsi sulla terra a forza di proprie braccia. Cosa significano queste cose? Volare significa volare, d'accordo? Vuol dire entrare in un orizzonte. È chiaro che noi non voliamo, no? Volano gli uccelli del cielo, vola chi comincia a concepire la vita, tante volte ne abbiamo parlato nelle meditazioni, in chiave soprannaturale, non guarda più niente con le cose in maniera umana, ma in maniera divina. Piantandola vuol dire, sì, però noi stiamo ancora sulla terra, noi siamo esseri umani, mica se può, ecco, se può, se si vuole. E questo deve a forza di proprie braccia, che significa? Significa che questo richiede un impegno continuo, d'accordo? Pacifico, non è che chi sta agitato, che c'ha la presta, adesso mo mi devo sbrigare, adesso devo fare, ma seriamente impegnato su questo, placidamente, con calma, anche nel rispetto dei tempi di crescita, insomma, perché non si diventa santi dall'oggi al domani, però le braccia si usano, d'accordo? E senza appoggi terreni. Se ti manca la terra sotto i piedi, meglio, ti deve mancare la terra sotto i piedi, perché la terra è fuori di questo orizzonte. E diventa tutto quanto indifferente. Anzi, tutto diventa meno di niente quando si sta in questo orizzonte. Io mi sono voluto soffermare su queste cose perché ritengo che sono di una importanza oltremodo capitale. Lo ritengo sia alla luce delle esperienze mie di vita personali, sia alla luce delle esperienze maturate nel corso degli anni nella mia vita sacerdotale, ministeriale, pastorale, di confessore, di direttore spirituale. Forse era questo il momento in cui dovevo dire questo, perché io adesso, cioè, leggo queste cose e rivedo proprio vive e vegete esperienze, situazioni di vita che mi hanno intercettato e che penso, se avessi saputo queste cose prima, in questa chiarezza, molte cose non sarebbero accadute. Però vederle adesso in questa chiarezza mi dà anche, cioè, c'è anche il rovescio della medaglia, che io quando leggo queste cose
oltre all'autorità, insomma, che è il nostro Signore che le pronuncia, ma uno potrebbe anche non crederci perché è una rivelazione privata, ma io quando vedo queste cose le vedo completamente fisse davanti ai miei occhi, per cui posso testimoniare alla luce della mia esperienza che sono vere alla virgola, d'accordo, al 100%. E che bene sarebbe per noi, ecco, se le prendiamo in serissima considerazione, ammesso sempre che vogliamo entrare nel regno del divino volere e quindi vivere una vita divina, mettendo in pratica la lettera, ecco, senza obiezioni, senza remore e senza autogiustificazioni. O Divina Maria, tu sei la sede della sapienza, noi ti chiediamo di far scendere nel nostro cuore questo distillato di sapienza che proprio molto al di là di quanto siamo riusciti a vedere, contemplare e meditare, senza mettere in pratica queste cose non si entra nel regno del divino volere. Aiutaci davvero a cambiare passo, ad avere questa svolta soprannaturale, questa comprensione profonda del valore della croce e questa conoscenza profonda dei meccanismi profondi, ecco, che muovono il nostro agire e che vanno tutti smascherati, perché altrimenti siamo come le galline starnazzanti o gli struzzi che per quanto ci provano non si alzano da terra. Come diceva il buon San Francesco di Sal nella Filotea, volano le rondini, le colombe e le aquile. Ecco, i figli del divino volere sono aquile, non si accontentano nemmeno di essere rondini e colombe, ma la terra e gli appoggi umani non sanno più cosa significhino. Aiutaci che queste parole non siano soltanto devote e belle aspirazioni, ma che presto divengano per tutti e per ciascuno realtà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat. Ave Maria.